Certamente, dunque, questo percorso è stato un percorso lungo, a volte faticoso, mi sono divertito perché ero molto incuriosito dal risultato finale, non ho mai avuto la sensazione di essere circondato da incompetenti e da persone poco professionali, sia dalle segretarie al desk che alle dottoresse che mi hanno seguito. Importante è stata la prima visita, quella gratuita, dove ho avuto modo di apprezzare sia il discorso scientifico che il discorso che mi hanno proposto sull'intervento, su quello che dovevo affrontare per i miei capelli. E siccome per lavoro sono abituato a distinguere i ciarlatani, insomma quelli che vendono fumo, il fatto di aver trovato persone competenti mi ha fatto scegliere per la strada appunto dell'intervento. Per quanto riguarda il trattamento, occorre fare un distinguo tra la fase pre-intervento e la fase post-intervento. La fase pre-intervento, i prodotti che mi hanno dato sono stati molto importanti per ristabilire le condizioni ottimali del mio capello, perché erano fini, si spezzavano facilmente e soprattutto ne perdevo tanti durante il lavaggio. E quindi il fatto di incominciare a prendermi cura dei miei capelli con prodotti specifici, non da banco, da supermercato, mi ha fatto capire la differenza che c'è, perché poi vedevo i risultati, nel senso che il capello si è subito ripreso, si è ispessito, ne perdevo soprattutto di meno in fase di lavaggio. Quindi questa è stata un'ottima, una cosa molto importante, gratificante. Nella fase post-intervento, che è molto delicata perché l'impianto, bisogna seguire attentamente delle istruzioni, i prodotti dati hanno fatto sì che l'impianto si mantenesse il più stabile possibile. L'intervento è stato fatto in una struttura, devo dire, bellissima dal punto di vista proprio paesaggistico, le persone gentilissime, sono stato accolto in maniera divina, direi. L'ambulatorio è pulito, professionale, nel senso che non ho trovato sedie con situazioni arraffazzonate, tutto molto pulito, dal punto di vista igienico perfetto. Le persone lì, sia la reception che il medico che mi ha operato, che quello che mi ha fatto l'anestesia, molto professionali, sempre attenti e accurati, alla mia salute. La dottoressa mi ha spiegato che avrei perso una parte di capelli, per via proprio della sofferenza del bulbo, ma che non mi devo preoccupare perché questi sarebbero ricresciuti, come poi è stato. Mi hanno dato un cuscino per dormire con la testa sollevata, tutte le istruzioni, come lavarmi, come gestire la fase post, che è delicatissima, proprio per la riuscita dell'intervento. Si sono molto molto raccomandati. Mi hanno dato una disponibilità telefonica, nel senso che qualsiasi problema io avessi potevo tranquillamente chiamare. Il risultato è stato sorprendente, nel senso che poi trovarsi i capelli in testa è stato molto carino, mi sono molto, molto incuriosito. Mi è piaciuto il fatto che nessuno, al di là delle persone che sapevano dell'intervento, si sono accorte che io avessi fatto qualcosa. Il mio barbiere, che era molto scettico, su questo tipo di intervento, lui pensava che mi mettessero le striscette, quindi: "Ah, ma che ti fai? Cosa ti metti? Una cosa orribile, l'ha fatta quello lì, uno schifo". E io cercavo di spiegargli che era una cosa completamente diversa, e devo dire, dopo un paio di mesi, quando sono ritornato per farmi aggiustare i capelli, è rimasto molto soddisfatto anche lui. "Cioè, però bel lavoro che ti hanno fatto, guarda come sono belli". Dico: "Ecco, avrai tanto lavoro da fare, spero". Quindi un'esperienza positiva, insomma, dal punto di vista sia di come gestisce la Sanders tutta la fase proprio di ricezione della persona, e lo accompagna passo passo per tutto il percorso pre e post intervento. Un passo indietro: la decisione nasce dal fatto che mi accorgevo che mi stempiavo e che stavo rimanendo con questi capelli sempre più radi. Avere pochi capelli in testa mi dava fastidio, quindi è una situazione che non tolleravo.
La sensazione è piacevole, devo dire, anche esteticamente, le persone che mi conoscono, che vedono le foto, mi dicono guarda com'eri, guarda come sei, perché io l'ho persa un po' questa percezione di come ero prima del trapianto. Mi sembra di essere sempre stato così sostanzialmente, invece guardando poi le foto, a volte sono impietose, mi fa piacere verificare che ci sono stati dei cambiamenti tangibili tra il pre e il post e che soprattutto non ho sprecato i soldi, cioè non ho mai pensato ma chi me l'ha fatto fare? Se tornassi indietro lo rifarei, rifarei tutto da capo. Assolutamente sì, consiglierei di farsi la visita, di verificare la possibilità di un intervento, perché poi non tutti possono essere sottoposti all'intervento, dipende dal capello, da quanti sono rimasti e da tanti fattori. Ho parlato con delle persone che conosco, che erano come ero io, e ho suggerito, dico, guarda, tanto vai a fare una visita, vedrai che poi ti piacerà, perché poi insomma avere pochi capelli e avere la possibilità di ritornare con una bella chioma è importante, insomma, è una cosa dal punto di vista estetico anche funzionale.